Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftios.it. In questo tutorial andiamo a riprendere il tutorial precedente dove abbiamo visto come codificare e importare le informazioni contenute in un file XML locale, quindi all'interno dell'applicazione, e appunto visualizzare le stesse all'interno di una tabella. Quindi abbiamo visto i vari metodi che servivano per recuperare le informazioni e per visualizzarle in un file, appunto, ripeto, XML, che era formato da gli elementi titolo, descrizione, autore per ogni gruppo. Ad esempio erano quattro gruppi ed ecco infatti nell'esempio i quattro gruppi recuperati. Titolo, autore, avevamo lasciato fuori descrizione per non modificare la cella dell'esempio, ma possiamo tranquillamente recuperare anche il tag descrizione implementandolo in una cellula, scusate, in una cella personalizzata, ma giustamente non è lo scopo del tutorial, quindi abbiamo lasciato quelle di default. In questo tutorial invece andiamo a vedere la stessa applicazione, o meglio lo stesso codice, dove però andremo a recuperare i dati non più all'interno di un file XML locale, ma remoto, quindi per esempio contenuto all'interno del nostro sito, oppure recuperato da un servizio di notizie che mette a disposizione file XML da poter pubblico ovviamente, da poterlo recuperare e quindi visualizzare magari le anteprime delle varie notizie del giorno all'interno dell'applicazione. Quindi diciamo il punto forte è che il file non si deve trovare all'interno dell'applicazione, ma ed esterno. Io già ho caricato nel mio sito, vediamo, ecco qua, nel mio sito ho caricato un file che avevamo chiamato applicazioni 2, vedete XML, che lo visualizzo, dove all'interno ho fatto che creato un file con la stessa struttura, cioè titolo, descrizione, autore, magari ho diciamo duplicato i vari elementi più volte per rendere meglio il concetto quando adesso andiamo ad implementarlo all'interno dell'applicazione. Quindi ritorniamo su Xcode. Quindi la prima cosa da cambiare, ed ecco qui, è all'interno del build di load il sistema di recupero della path. In questo caso, invece di dire recuperare una risorsa interna, noi l'andremo a modificare assegnandogli non più un bool del main URL, ma direttamente un URL di tipo stringa URL e gli daremo appunto l'indirizzo, facciamo un copia e incolla per non sbagliare, del nostro file XML. Quindi abbiamo solo modificato appunto la sorgente del file, che non sarà più questo qui, ma sarà la nostra applicazione 2. Quindi se adesso noi andiamo a rilanciare l'emulatore e riesce a recuperare il file, vedete non è più formato da quattro elementi ma da diversi elementi. Ovviamente per recuperare il file il terminale deve essere connesso a internet. Per rendere la cosa un po' più professionale, più carina, invece di richiamarlo direttamente potremmo facciamolo sempre nel with di load. Quindi vediamo un esempio, possiamo intanto commentare questo video, creare un
una costante, when, di tipo tempo, when, lo chiameremo quando, che sarà un dispatch time di dispatch time che parte da ora più 2 secondi, quindi al momento del caricamento conterà 2 secondi. Dopodiché creeremo un dispatch quick, sarà fatto sul main e sarà in maniera asincrona. Questo perché? Perché se ci mette tanto a scaricarlo perché è file grande, se ci sono dei problemi di connessione, l'applicazione in maniera asincrona, no sincrona ma asincrona, potrà scaricherà intanto i dati, ma l'utente potrà ancora interagire con la view che è visualizzata. Quindi noi faremo alla fine la stessa operazione, quindi nel dispatch faremo la stessa applicazione e nella sync metteremo anche affect async after deadline when ok, ho scritto bene, quindi recupereremo da il tempo recuperato qui, il dispatch time, e quindi dopo 2 secondi partirà l'esecuzione del codice all'interno del dispatch main async after. Quindi a questo punto potremo, per esempio, creare o un alert view oppure la famosa rotellina che gira intanto che scarica le informazioni. Magari in questo esempio creiamo un alert download, lo chiameremo, che sarà di tipo UI alert controller, dove il titolo metteremo come titolo attendi, per esempio, attendi, grande, messaggio, per esempio sto scaricando i dati e sarà di tipo alert. Dopodiché rappresentiamo il nostro alert, quindi self present alert animate true completion nina. Quindi facciamo vedere il nostro alert. All'interno del nostro alert farò if controllo se tramite una costante left parser è di tipo XML parser content of UR. Che però possiamo utilizzare quello che abbiamo già creato sopra, quindi facciamo così, facciamo partire l'alert, spostiamo questo qui, quindi all'interno abbiamo avviato il parser, quindi if,
Quindi all'interno di qua facciamo che controlliamo se il parser parse è uguale, perché vi ricordate è o true o false, è uguale a false, false. Allora, quindi vuol dire che ha finito quando è true. Quindi allora alert, chiuderò la finestra di download, dismission animate true completion new. Possiamo stampare un print fine caricamento. Dopodiché, finita questa operazione, ovviamente ricaricheremo, perché nell'altro esempio era fatto in maniera diretta. In questo caso, avendo usato la sync after, quindi lui intanto carica la nostra view, quindi già visualizza qualcosa all'utente, quindi la tabella viene visualizzata vuota. Allora, finita l'operazione asincrona e effettuato il recupero, chiude appunto l'alert, quindi ha finito il caricamento, ma ovviamente per farlo visualizzare all'utente bisogna ricaricare la nostra tabella. Quindi table view reload date. Quindi se adesso noi andiamo a rilanciare l'applicazione, vedete la tabella nasce vuota. Dopo 2 secondi, vedete, parte il caricamento. Ovviamente è apparsa la finestra, ma lo scaricamento è velocissimo. Però vedete, come dicevo, intanto visualizza l'utente la tabella anche se non ci sono dati. Dopodiché, dopo 2 secondi, possiamo anche aumentarlo, almeno ci rendiamo conto, mettiamo 5. Vedete, lui intanto carica la tabella, perché lui carica. Poi in maniera sincrona, quindi senza interrompere la possibilità di interagire, vedete, con la tabella, o meglio con tutta la view. Dopo 5 secondi in maniera sincrona fa apparire l'alert, esegue l'operazione, in questo caso ripeto velocissima perché sono 4 dati di testo, magari se ci sono delle immagini o molti più elementi. Finito di recuperare i dati, e ovviamente essere andati a buon fine, elimina la visualizzazione dell'utente l'alert e ricarica la tabella visualizzando appunto i dati recuperati. Facendo appunto, essendo un file esterno, quindi soggetto a variazione di recupero, nel senso che magari non c'è la connessione, il file è stato spostato, appunto è stato creato questo if di controllo, perché appunto se lui la variabile path non viene inizializzata perché non riesce a recuperare, lui esce, vedete, esce da qui perché il path non l'ha recuperato, diventa true e chiude l'alert. Quindi se noi per esempio adesso invece di chiamarlo 2 lo chiamiamo 24, quindi il file non esiste all'interno del server. Lui, l'applicazione non va in crash, vedete, lui dice che ha recuperato 0 elementi. Dopo 5 secondi lui prova a recuperarlo. Vedete, attendi, ma non ha recuperato niente perché appunto il file non esiste, ma l'applicazione non è andata in crash. Quindi magari in questo caso faremo apparire un messaggio all'utente con scritto: si è verificato un errore, i soliti messaggi di avvertimento. Riportiamo la 2 per richiamare il file corretto.
aspettiamo 5 secondi. Ecco, qui vedete, in questo caso ha recuperato i file, addirittura sono 320. Sembrano pochi, ma sono abbastanza. Perfetto. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo, per domande o chiarimenti, potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Come sempre vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial e lezioni. Grazie e buona programmazione a tutti.